I ritardi nell'avvio dei lavori di riqualificazione e ampliamento dell'ex scuola media Muzzi in via Saffi a Pescara per la realizzazione di una nuova sede del conservatorio. È l'oggetto della conferenza stampa convocata questa mattina dal consigliere regionale Antonio Blasioli e dai consiglieri comunali di centro-sinistra. I residenti, si legge nella nota, sono esasperati dal degrado e da quello che rappresenta questo edificio per l'intera zona, un detrattore ambientale pericoloso e frequentato da persone che cercano riparo per la notte a rischio della loro stessa incolumità. L'esasperazione dei residenti è resa ancora più forte per il fatto che l'edificio da 3 anni è stato ammesso al finanziamento del Ministero dell'Università. Finanziamento effettivamente erogato dal Ministero, ma purtroppo non c'è ancora il progetto definitivo e non è ancora partita la gara. Blasioli, i lavori di riqualificazione qui non sono ancora cominciati. Quale risposta vi siete dati? Allora, intanto a settembre del 2020 sono arrivati 10 milioni di euro da parte del Ministero dell'Università per un bando a cui il Conservatorio e il Comune di Pescara avevano partecipato. Un lavoro incredibile svolto dalla precedente amministrazione di centrosinistra per bruciare le tappe, veramente questione di giorni pur di partecipare a quel bando. Sono trascorsi 3 anni. Tantissimi ritardi li abbiamo anche evidenziati, oggi però noi vogliamo chiedere all'amministrazione comunale Masci, ma anche all'amministrazione regionale, di capire qual è il vero problema. Se c'è un problema di aumento di costi, si faccia in modo che tra lo Stato, la Regione e il Comune, che sono tutti dello stesso colore politico, si venga incontro a questo progetto, che è un progetto strategico, non soltanto perché riporterebbe il decoro, ed è incredibile che i residenti di questa zona sono costretti a convivere con questa situazione, ma è un progetto importante perché creerebbe un vero polo musicale sulla strada parco, che è quanto di più ha bisogno la città di Pescara. Aumenterebbe l'offerta didattica del conservatorio e nascerebbe un auditorium della musica all'aperto proprio sulla strada parco, qualcosa di veramente bello. Quale sarà il vostro prossimo passo? Intanto chiedere con un'interrogazione quali sono i problemi che ci sono e poi chiedere naturalmente come possiamo essere di aiuto. Credo che questo progetto, che viene dal centro-sinistra, finanziato da fondi ministeriali e poi è proseguito con il centro-destra, debba trovare l'accordo di tutti per portare a casa un risultato che è veramente importante.